c'è stanchezza, amici. Amici, c'è stanchezza, anche se non capisco bene il motivo. Sono riposato veramente tanto, forse troppo. Ci sono le pale eoliche che si vedono da qui, che non si muovono. Capisco bene il non capisco il perché. Grande, vabbè, l'hai riposato bene? A me pare di sì, però mi sento stanco. Sarà sto caldo, che ne so. La notte è andata bene, è andata bene. Mi sono messo un paio d'ore per addormentarmi, non perché stavo stessi scomodo, che faceva un po' caldo, però poi dopo un paio d'ore ho dormito. Sono tirato presto. Poi mi sono riposato un altro paio d'ore, 2 o 3 ore lì, al parchetto a Cerpagna. Scusate un secondo, comunque stiamo qua adesso. Ma dove stai che non ti seguo da ieri pomeriggio? Sto a Venafro. Sto di passaggio a Venafro. Sto preso un caffè, il primo del giorno. Ma non mi ha svegliato per niente. Sono sonno. Poi mi sto a buttare sulla provinciale, qua sulla strada statale, sti cazzi. Almeno non devo vedere più Maps e il telefono prende sempre, non mi perdo. I chilometri sono quelli, da qua a Isernia sono 24 km. Il Maps dice 5 ore, ma è follia. In realtà sono 8, 7 almeno, 8, con le pause 8. Ma dove stai che no. Ah, ok, detto. E niente, mi sono preso un caffettino, ho preso il tabacco. Sto strano. Vi devo dire, sto un po' strano, ragazzi. Sento una stanchezza, una nostalgia, un po' di cose strane. A tratti bellissimo, a tratti non lo so manco io che sensazione è, non mi prendeva dai tempi dell'isola. Si vede che era troppo tempo che non uscivo da casa. Però, come mai sono strano? Lo sto cercando di spiegare, non lo so manco io. Ho dormito, non li vedo. In mezzo a un campo d'ulivi, sotto un fico, però in realtà. Ma ragazzi, io intanto mi comincio a riprendere cose. Grande Hughes, oh, sono contento che ci state. Mi sento veramente solo, ragazzi. Sto prendendo qualcosa di strano. Da stamattina, ma pure già da ieri sera, raga, che sto smocciolando come un dannato. Oh, come un pazzo. E sto spurgando un po' tutto. Ho fatto una pipì giallo fosforescente, raga. Aspettate che devo alzare la luminosità del telefono, se no non si vede niente. Abbiamo il power bank. Siamo sulla strada statale. Scusate, provo a vedere se riesco a alzare la luminosità. Ci dovrei riuscire. Ok. Il GPS non sta messo. La posizione, perfetto. Alziamo questo. Mo che stiamo all'ombra. Tac. Ragazzi, vi faccio vedere la strada. Se mi volete vedere a me la faccia mia da scemo, ditemelo, ma non credo. Non si faccia tediare. È il demonio che cerca la. Di scalfire la sua anima, lo so, l'ho già pensato, grazie, fa piacere sentirlo da un amico. Hai caricato batteria e telefono? È l'umidità della notte che la prende. Eh sì, anche quello. Anche il fatto che sto fumando proprio pochissimo. Ma veramente, veramente pochissimo. Da record, perché ho questa sensazione strana.
strana che se fumo mi sale. Per adesso preferisco non fumare, quando verrà il buio sarà proprio quella bam, la mazzata quella grossa. Comunque ho visto sulla strada statale qualcosa ci dovrebbe stare. Di aperto, qualche ristorante, qualcosa del genere, dove uno magari si può fermare un attimo, prende un caffè, gli chiede se può ricaricare un pochino. Hai preso il pane a Venafro? No, però non sapete, mo vi dico che è successo. Si chiama paranoia, ma non lo so come si chiama, non credo si chiami paranoia. Si chiama nostalgia, si chiama solitudine, cose del genere, no? Un misto. Pure un po', ma che cazzo sto a fare? Ogni tanto mi piglia. Ve lo confesso, cioè. Mi ha preso anche in altri tanti altri momenti, ho detto, mi ricordo. Sono venuti dei flash quando ho visto le montagne, e qua un bel po' di montagne, di altre volte che mi è preso sto senso, sta sensazione che non so descrivere bene. Comunque vi stavo a dire, oggi malinconia, esatto. Oggi mi è successo che mi sono fermato lì, non mi ricordo manco più come cazzo si chiamava il paese prima. Insomma, mi sono fermato, mi sono fatto un panino da una signora con pomodoro e mozzarella, una bottiglia d'acqua grande, un tè. E una certa la signora mi fa: ma sei in cammino, vero? Ma sei in pellegrinaggio? Così. Ma sei un frate? Mi ha chiesto proprio così, se ero un frate, raga. Non c'avevo il vestito, niente, non l'ha manco visto perché la borsa era chiusa. Non poteva, scusate un attimo. Un secondo solo. Un attimo, raga, lo so che state a guardare in terra lì indietro, non so che. Ok, mi dovevo mettere a posto lo zaino. Sei un frate, comunque mi ha offerto tutto lei. Ho avuto pure una crisi di coscienza poco dopo, sinceramente. Sono andato là per pagare, mi ha detto no, accendi un cero quando arrivi. Quello di signore, ma dove devo arrivare? A Foggia, non dove accendo il cero? Non sapevo che fa, che digli, cioè, avevo paura che si dicevo, guarda che non so fare nessun pellegrinaggio, cioè una cosa così, un cammino. Qualche volta l'ho fatti pure, ma cioè, mi è sembrato quasi di abusare, però non c'avevo manco il vestito. Vabbè, sono arrivati tutti i signori, altre signore, ragazzi. Il paese passa uno così, non lo so, è festa, festa del paese. Vi dico solo che all'inizio mi ha detto che era chiuso, non c'era da mangiare. Poi ho detto, guarda, mi posso fermare un attimo qua, magari prendo una cosetta da bere. Certo, gli ho detto, sono 36 ore che non mangio. È andato a fare il panino. Ah, mi ha regalato i cornetti, ce l'ho nello zaino. Tutto regalato. Ah signor, sto andando a matrimonio. Io l'ho detto che stavo andando a matrimonio, raga. Oh, grande Xeno, l'abbonamento. Ti ringraziamo. E allora mo ci fermiamo al bar a prendere un altro caffè. No, scherzo, se no mi scoppia i cuore. Oggi ho preso solo un caffè. Il caffè fa... Grazie ancora, Vincenzo, ti voglio bene. E il caffè fa effetto dopo... Fermiamoci per una despetta. Ah no, vabbè. T'ho detto, non sto a fumare, c'ho una sensazione strana, mezza d'ansia. Non lo so. Era tanto, non mi prendeva. Mi sta pure un po' piacere, se vi devo dire. Me la voglio tenere. E se fumo si trasforma in peggio, in molto peggio. Non sono riuscito a fumare neanche una ancora. Ho qua nel taschino una mezza, ma ho provato, ma non ci riesco. Ieri pure pochissimo. Ieri due, mi pare. Parco dell'Olivo di Venafro. Comunque la signora ti segue su Twitch, non era un segno di Dio. Ma come mi succede questo trick? Ma che stai a dire? Mazza, questi stanno lanciati, eh? Hai capito come girano a Venafro, eh?
Ecco Venafro, raga. Questo è Venafro. Ale. Noi facciamo tutta la strada principale. Che bello. Raga, sono 8 ore così oggi, ve lo dico. Almeno questo è il programma, ma non credo che le farò tutte 8. Già se ne facciamo un'altra 4. Salve. Sono le 7. Verso le... Come saranno? Le 7 circa, boh. Manco lo so. Voi lo sapete? 2? Hai comunque fumato più di me. Tu fumi sigarette? No. Io le sigarette non le fumo, ti ricordo 8 ore così. Va benissimo, ma regalaci qualche interazione. Raga, le interazioni capitano, se capitano bene, comunque ci hanno appena salutato. Interazioni ce ne sono state tante e speciali. Qualcuna l'avete vista e purtroppo altre no, perché eravamo in posti dove il telefono non prendeva. Oh, c'è un venticello, niente male ragazzi, eh. Adesso sto tirando un venticello, niente male. Io ho una sensazione mista tra nausea, sbratto, panini farciti, un euro. Così. Raga, panini farciti, un euro. Ma dove stiamo? Incredibile. Ah, ho letto una scritta fuori a quel baretto della signora che mi ha regalato tutto. Stupenda, raga. Sono le 18. Grazie, grande. Avevano una scritta comunque là fuori: al gioco delle carte si può giocare fino alle ore 19. Anzi, no, mi sa stavo scritta: è vietato giocare al gioco delle carte dopo le ore 19. Infatti ci devo fare una foto. Una delle scritte più belle lette fuori a un bar. Ieri c'era la sagra, infatti la signora ha detto: abbiamo appena aperto, non abbiamo niente, scusami, è chiuso. Poi ho detto che mi posso appoggiare un po' qua fuori così, mi ha regalato tutto. Fantastico. La parola giuoco. No, non era stato della fresca, era buona. Giuoco, 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 giuoco. Giuoco, 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 giuoco. Giuoco, giuoco. Giuoco, 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 giuoco. Giuoco, 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 giuoco. Giuoco, 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 giuoco. 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 Giuoco, 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 giuoco. Giuoco, 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 giuoco. Ma perché? Che ho scammato a Papella? Giuoco, l'ho detto, l'ho visto dopo, l'ho letto dopo. Raga, arriva un po' dopo, i messaggi arrivano un po' dopo. Ah, Dante, è vero, devo fare Dante. Mi sono fatto bel po' di meditazione in quelle 3-4 ore che sono stato fermo. Pizza sprint. Dante lo facciamo quando, ti ho detto, facciamolo in un momento po' tu, ti ricordi? Ti ricordi nei momenti peggiori? Comunque due Dante te l'ho fatti. Cioè farli così per strada, Dante, 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 non è la stessa cosa, poi te lo faccio. Però poi te lo sei giocato, se no aspetti un momento bellissimo quando possiamo fare meditation, ma pure che ci sta la gente, comunque quando ci fermiamo qua, se facciamo tutta strada statale, raga, se facciamo tutta strada statale, ma certo a mezzo alla strada ci dobbiamo fermare, non è che possiamo andare chissà dove a campacci. Il problema saranno le macchine, il rumore delle macchine. Però che vogliamo fare? Qua pane e casareccio ovunque, giustamente. Salve, siamo a Venafro. E noi non prendiamo niente perché la signora ci ha belato di roba. Quel pane era veramente troppo, non ci ho fatto manco a mangiarmelo tutto, un pezzettino dalle bestie.
Viso pallido mi sta ingannando. Nord, sud, ovest, est. No, infatti dobbiamo ricominciare il digiuno. Quel panino mi ha sfonnato, c'hai ragione tu. La mozzarella forse non era la mossa giusta per il cammino. Pomodori freschi, sì. Frutta, ok. Cornettino, va bene pure, dolcetto e vai. Ma la mozzarella mi sa è stato un errorino. Ragazzi, voi che fate di bello? Comunque Maps praticamente ho scoperto che calcola circa 5 km orari per uno che cammina. Cioè 5 km orari sono troppi. Troppi. Se devi fare un chilometro forse pure ci sta, senza zaino. Un chilometro. Ma comunque devi camminare. Mi sembra un po' esagerato. Se si mette... Se scrive su Google ti dice dai 3 ai 5 km, perché comunque è molto molto individuale. Dipende pure quanti ne devi fare in tutto. Voi ogni volta stavo a pensare, vedete, guardate là, dice, qua dice che ci vogliono 2 ore e invece ne vogliono 3-4. E qua dice ce ne vogliono 10 e ce ne vogliono 20, 15, 20. Ma pure di più. Più aumentano e più ce ne vogliono. Cioè, se dovevamo fare 10 km senza zaino, le facevo pure a 5 all'ora, ma li facevo pure a 10 all'ora, a correre. Ma con lo zaino, pasticceria, gelateria, un giretto ce lo facciamo. Capiamo che cazzo succede. No! Caduto il cappello al signore, mi dispiace, se eravamo dall'altra parte della strada l'avremmo aiutato senz'altro. Starò cercando lei o forse me. Ottimo spunto di riflessione, grazie. Comunque abbiamo cambiato regione, già da un bel po'. Ah, stanotte non vi ho detto, ragazzi, che ho dormito. Ah, mo cambio un attimo qua perché facciamo i pazzi. Io c'ho pure dell'aria condizionata, ragazzi. Io mo entro, se c'è l'aria condizionata riesco. Ma quasi sicuro c'è l'aria condizionata, manco lo devo provare. Ho troppa paura dell'aria condizionata, raga. Baretto normale, caffettino normale, magari. Senza aria condizionata. No, se entro come sto con l'aria condizionata, mi ammalo. Il cagaggio già c'era un po' oggi, ma ancora non abbiamo dato da quando siamo partiti, lo sai? E sempre sulla strada statale, comunque sarà divertente. Vedere che cosa succederà. Pizzeria, pala, qua il caffè non ce lo fanno. Starò cercando lei o forse me. Viso pallido sta ingannando. Ed un po' porobu. A volte vedo che non stai sonnando. Lu, come fai? Ma non c'è più un cazzo. Ragazzi, da qua in poi non c'è più un cazzo. Non c'è più un cazzo. Per un paio di orette almeno. Mi stavano a ficcare sotto. Meglio aspettare la striscia. Allora, chi c'è? Vediamo, leggo la chat, specialmente se sei, se sei in pellegrinaggio, come dice la signora. Cioè, io sono da Foggia, quello è un pellegrinaggio. Ma poi hai capito, raga, ma che insomma sei un frate, così dal nulla. Grande My Rage. Ah, vi volevo chiedere, ma tu e Piero ancora arrivate giovedì? Che oggi ci ho pensato. Com'è andata la notte? Bene, mi stavo a dire, ho dormito con la felpa, con la copertina addosso. All'inizio faceva caldissimo, alle 10 quando mi sono messo nella tenda, ma dopo 2 ore mi sono risvegliato perché faceva freddo, ma pure no, dopo 2 ore mi sono addormentato che si stava bene, e invece dopo un altro paio d'ore mi sono svegliato che c'avevo freddo, sarà stato quello infatti.
fare ciò. Scusate. Mamma mia, so spurga l'anima. Ciao Mircolone. Dove si trova il nostro eroe dopo Menafro? Ormai facciamo strada statale e vaffanculo. Mi sono stufato, da sta sempre a pensare al sole dove sta, dove dobbiamo andare, ecco il bivio, oddio, oddio. Vaffanculo. Sembra pure bella sta strada statale, guarda qua che è. Mo quando arriviamo a Dora, ne facciamo un pezzetto che c'è una parallela, proprio un pezzettino. C'è la parallela, invece che fa la strada statale facciamo la parallela. Pure prima ho fatto la parallela ma non prendeva il telefono, là era bellissimo infatti. Allora, vediamo che dite. Ha percepito il tuo spirito, quanti chilometri ha fatto oggi? E che ne so io, boh. Non lo so, stavamo a Sant'Angelo. Com'era là? San Paolo in vero, com'era? Stavamo a San Paolo in vero. Mo siamo dopo Menafro. Boh. Comunque da qua a Isernia sono 24. Forse adesso 23, forse. Salve. C'è un raduno? No, un giretto. Bello, buon giretto, buon. Mi raccomando, se lo pubblichi i diritti d'autore. Ok, volete fare un saluto? Siamo su Twitch? Eh? Ma è un gruppo particolare, qualcosa? Sì. Scattolati. Yeah. Ok. Ciao. Ci sono gli spettatori che vi hanno visto. Ah, aspetta, beh, inquadriamo. Bellissimo. Poi io faccio il pittore, faccio il grafico, quindi ste cose. Eagles. Belli. Buon divertimento. Ciao. Vi volevo chiedere solo una cosa. Sto andando verso Isernia, ma mi devo fare rifornimento d'acqua. Cioè, però ci sta qualcosa al ristorante? Sì, lì una che barretta. No, a Isernia, tra qua e là. C'è qualcosa. Se trovi qualcosa prima, prendilo. È meglio che fai rifornimento prima. Se trovi qualcosa prima, Sta tutto chiuso. Domenica, capito? Pure. Per quello ristorantino, una bottiglia d'acqua mi serve. Non è che una fontana pure. La fontana sarebbe proprio. Ah, speriamo, grazie. Quindi sei in diretta dove? Su Twitch. Fratello Antelo mi chiamo. Fratello? Antelo. Angelo con la T. Ciao. Ragazzi, volevate l'interazione? Eccola qua. Un saluto agli Scappellaini, agli Eagles. Tu sei il mio eroe. Ciao Protalist. Incredibile. Raga, ma è tutto il tempo così, forse non avete capito. È che nei paesini mi dispiace. Madonna, qua se ci troviamo a campare, raga. Mamma mia. Mamma mia, sta strada statale. Che sorpresa, sta strada statale, raga. Mi sto fomentando della statale. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Qua ragazzi era già una certa ora. C'è un prato che non l'ho mai visto. È un prato fino a mo. Da ste parti così. Era tutto giallo e secco. Scappellaini. Non si poteva dormire tanto bene. L'ho dovuto sfalcettare tutto. Levare le prede. Mannaggia raga, che prato che è uscito. Porca miseria. Questo se lo incontriamo alle 10, alle 11. Quando voglio andare a dormire. Oh, stava pure l'ombretta. Mamma mia, che pratino, raga, con l'ombretta! Sta pure un uccellino, è proprio il segno, come vedi, dai, vieni, pio pio, pio pio! Ma noi siamo appena partiti, purtroppo. Noi siamo purtroppo appena partiti, al massimo fra un po' facciamo una mini breve sosta con Scappellini. Mi è passata un po' la nostalgia, grazie a voi, lo devo dire. Sto in controluce, non so se mi vedete, rimetto la telecamera di prima. Allora, vediamo che dite, scusate, sto caldo. Ma stai cercando un passaggio dai motociclisti? No, no. Ah, mi hanno chiesto due volte se volevo un passaggio. Uno mi ha proprio detto: guarda che c'è il compagno io a Benafro, però non vale, eh? Ho detto no. E se ti accompagno, magno e ti riporto? Bellissimo, dai, mi sembra troppo. Quindi non accetteremo passaggi, a meno che non siamo in ritardo e ci mettiamo a fare. Infatti, MyRage, mi puoi dire per favore a che ora arrivate, due Piero, così? Se giovedì riesco a arrivare alla stessa ora che arrivate voi, stiamo insieme. O se arrivate tardi è inutile che mi sprescio. Ma la strada la sai o improvvisi? No, no, stasera facciamo solo strada statale. Ieri e l'altro ieri. No, quando era? Solo ieri. Ieri abbiamo improvvisato e è andata male. Per fare 20 km ne ho fatti 40. Oggi vaffanculo. Se l'avessi fatto già ieri stava a Isernia. Quindi
sto vedendo la strada statale, non la volevo fare perché pensavo fosse una merda senza neanche il marciapiede, invece per adesso mi ha notevolmente stupito. Oh, vediamo. Ah, io sto con l'altro, mi metto l'altra cosa, eh. Stanotte dove dormi? E chi lo sa? Vai, fratello. Hughes, non vale, no, non vale. Oh, Flavio Flav, che cazzo è successo? Messaggio eliminato, sospeso addirittura. Bellissimo. Vai! Raga, è pieno di more. Cioè, queste sono tutte more buone. Mi sono sfornato di more. La gente non raccoglie, ma qua per strada non cammina nessuno. Vabbè che è caldissimo, magari la gente si mette paura. Barantò. A Barantò se è aperto ci fermiamo, per forza. Antonio l'abbiamo anche sentito ieri. No, Barantò stupendo, spero che sia aperto, ma non mi sembra. Oh sì. Osin. Osimen. Osimen. Ragazzi, secondo voi è aperto o è chiuso Barantò? Mi pare chiuso. Ah, le luci dentro però sono accese. Ma capì. Ma quasi quasi vi dico sti cazzi di Barantò, lo sai? Non mi voglio fermare, c'è la chiesa. Siamo appena partiti, mezza bottiglia d'acqua ce l'abbiamo. Là dentro sta l'aria condizionata sicuro. Io vorrei trovare solo una fontana. Ecco le tarantelle, ecco qua le tarantelle. E inizia la strada. Attenzione, cimitero, molto bello. Mo iniziano le tarantelle, la strada che non volevamo. Fluido come l'acqua. Danilo, chi è? Chi sei, fluido come l'acqua? Danilo Brumaglie. Grande nome. Caro Danilo Brumaglie. E comunque voglio dire, ragazzi, che Flavio Flav è il mitico fratello che mi ha aiutato a fare il video che avete visto, penso, tutti. E se volete potete anche linkare qui, se qualcuno vuole fare la cortesia. Poi se c'è qualcuno che ancora non l'ha visto, lo può vedere. Il grande Flavio Flav ha reso possibile tutto con le sue riprese. Il suo montaggio, video, audio. Grande fratello, fermo come la roccia. No, fermo come la roccia no. Grande Flavio, ottime riprese in montaggio, superlativo. Grande. Io non l'ho taggato perché non sono capace a fare un cazzo di sta roba e sono un coglione. Infatti mi dispiace tanto. Ma spero che sia tesoro per le prossime volte. Ragazzi, quello che è passato era un hippie barbone, l'avete visto? Sì, un barbon hippie. Quello, se stavamo dall'altra parte della strada a fare l'autostop, si fermava sicuro. Questo era straniero, c'aveva la targa straniera. E vedete le targhe? Nice, nice shot. Nice, nice shot. Very nice. Oh, guardate per la via, imbecilli. Mi stavano a falciavo, la gente va dritto, manco guarda. Questa è la strada. Non è che può. Dora? Dora? No, è presto ancora. Dora? Dora? Ragazzi, a Dora dobbiamo girare a sinistra per fare un pezzetto di parallela con sta strada statale del Sblau. Del Sblau. Nice. Nice. Sta chiesetta non sembra male. Siete il mio occhio destro. Sta chiesetta non sembra male. Ragazzi, io penso che appena troviamo un attimino per fare la prima sostola,
dal bar di Venafro, anche se qui non credo che lo troveremo. Comunque, in curva così sulla strada statale, ragazzi, forse rischiamo qualcosina. In teoria bisogna andare sempre contromano, la striscia la vediamo, quindi io sto non dentro la striscia ma di più. Bisogna sempre stare contromano perché? Perché almeno se il guidatore è un po' distratto, lo vediamo che ci sta venendo addosso e ci buttiamo per il prato. Li fissiamo quasi tutti in faccia, tipo questo, e non si rendono conto che ci sta la striscia perché sono deficienti. Non si aspettano che c'è qualcuno per la strada, perché nessuno va più a piedi. Ne pensi, Cavallo? Tu che ne pensi, Luca Pallu? Bellissimo! Ciao! Il cavallo non ci si incula. Ah, raga, oggi 20 vacche che mi guardavano. Questa è una chiesetta dove si può fare una pausetta. Zio Pausetta qua. Qua la chiamavano Pausetta questa. Oh, le pecore, guardate che belle. Non so se si vedono. Pausetta. Oh, la morte, la morte! Raga, se non facciamo la pausetta qua, non lo so, dove la dobbiamo fare? L'ho chiesta ed è arrivata. Uno spettacolo. Questo pure era un altro posto dove non è che si poteva dormire di più. Oh, confessioni. Allora, ragazzi, vi piace? Vediamo che dite. Occhio qui, sei in curva. Lo so, ho visto, sono rischiato un pochino, eh. Cioè, sono stato, non lo so, le ultime 36 ore a camminare, però ho incontrato in tutto 5 macchine. Oh, la fontana! Sì! Sì, la fontana, la panchina, c'è tutto qui, amici, tutto. Tutto, tutto, tutto. Tutto quello di cui abbiamo bisogno. Fontana, panchina. Ale. Ale, ale. Devo cambiare inquadratura, sennò non se ne può essere. Ale, ale. Dai, panchina. Ale, ale. Oh, 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 così no, così no. Ale, ale. Ale, ale. Dai, panchina. Ale, ale. Dai, panchina. Oh. Bellissimo, bellissimo. Si è girata la carta, raga, mamma mia, grazie. Grazie. C'è stato quel momento di così e hai capito. Mi hai aiutato, divina provvidenza. Tutti voi. Ale, 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 ale. Ah. Ragazzi, una doccetta qua ce la facciamo, eh? Vediamo un po' com'è. La doccetta. Sto a provare a spostare il telefono, ma non si fa. Quindi ci metto sotto questo. E allì. Ok, scusate. Arrivo, eh!
gli Eagles. Certo che riempio la borraccia, la sto a far scorrere perché è bollente. Non mi sciacquo la faccia prima, non mi sciacquo la faccia da ieri. Come, dove siamo ufficialmente? No, ci siamo dopo Venafro. Dai cazzo. Ah. Sì, sì, grazie, my rage. È che è calda, sta sci calda, però vabbè, meglio di niente, tanto poi scalda uguale. È buono per lavarti, però. Chissà se uscirà fresca, chi lo sa. No, ma non scrivete niente, raga. Riempio la borraccia e lei l'ha scritto, non scrivete niente. Ditemi qualcosa, che state a fare voi? Che bello la fontana, oh. Ragazzi, questo è l'unico vestito che mi è rimasto pulito. È anche l'unico ovviamente che non ho ancora messo. E quando calerà la notte, arriverà, spero, credo, il momento, se ancora saremo in forze, ma credo di sì perché la sera sta arrivando. Pensate che pesa quanto la tenda e quanto il sacco a pelo, anzi più del sacco a pelo sicuro. Che stiamo a fa? Vediamo lo show. Cioè? In che senso, papà? Il peso di Gesù, vediamo il tuo show. Quale Gesù? Questo è il massimo che possiamo riempire, la borraccia è vuota, un litro, di più non ci portiamo, di più di questa non ci portiamo. Ragazzi, c'è un vero francescano, c'è un francescano mentre suonano le campane.
non sono andato a messa, ragazzi. Romoletto, grande! Che contenuti porti oggi? le campane, mo si riparte. Ma stanotte dove pernotterai? Non lo so. Per la strada comunque. Sto a pensare forse domani, se trovo un ostello, un B&B a pochi soldi, forse domani una notte me la faccio, giusto per farmi la doccia. Non tanto per dormire, perché per adesso ho dormito bene. Però una doccia ci vorrebbe. Ah, non lo so, anche perché poi giovedì comunque mi posso fare la doccia là. Oh, giovedì è lontano perché oggi è domenica, però. Comunque lo decideremo insieme dove pernotterò stanotte, spero, se ci sarete. Eh sì, se no tutto tenda, ma al massimo una notte al massimo non tenda. O tutto tenda o una notte non tenda. Per doccia. Se mi dovessero venire dei problemi nelle parti intime, diciamo. Allora quasi sicuro mi fermo. Se non mi dovessero venire problemi nelle parti intime, quasi sicuro non mi fermo. Però una doccia diventa bella, no? Dipende com'è, dipende come va. Dipende da come andiamo. Non sono ancora andato al bagno da quando sono partito, quindi da prima che partissi. Mi sto un po' a imbarazzare, però se non mi rilasso, non mi riesco a rilassare. Porca miseria, è proprio un deficiente. Cioè, sto a fare tutto questo per rilassarmi e non mi riesco a rilassare. Ma che devo bere di più? Ho bevuto troppo, tantissimo. Veramente troppo. Sarà stato quello, infatti, che mi sta a fare tutta sta nausea. Per paura che poi non trovo l'acqua, ogni volta mi riempio lo stomaco, riempio le bottiglie, non serve a niente. Sto sulla strada statale. Oh! Un coglione, so. Fumiamo e si riparte, due dirette e si riparte subito. Ah, il sole muove pure dietro a quella montagna, ciao. C'ho una torcetta da mettere in testa per la strada statale, amici. C'ho tre pire d'ulacella appena messe dentro e altre 5 da inserire.
Quindi abbiamo comprato 8 pile Duracell, grazie a voi e alle vostre sub. No, un tabacchino, un Marlboro. Ma manco una più. Giusto a dire, non riesco a fumare. Non devo fumare. È più una scusa per fermarsi, diciamo. Però mi potrei tranquillamente fermare senza fumare, insomma. Non è che una cosa deve prescindere dalla... deve... vabbè, quella cosa là deve essere legata. Poi vedi, è pure... questa cosa che... no, la spegniamo. Più diretti. È ancora la prima. In più ogni volta che la spengo praticamente se ne perde un bel po', quindi manco me la sto a fumare. Non scherzo. Sto facendo uno scherzetto a me stesso. Una l'ho buttata col gatto, se vi ricordate, proprio appena partiti, la prima buttata così alla terra e al gatto. Che la voleva, evidentemente. Ok, questo ce l'abbiamo. L'accendino ce l'ho in tasca. Il portafoglio ce l'ho in tasca, ma non va bene. Scusate, appoggio un attimo uno qua. Si tiene, sì. Miracolosamente si tiene il telefono, spero che non cali. La pausetta l'abbiamo fatta, breve ma intensa, molto intensa con questa fontana proprio inaspettata. Me. Oh yeah. Dun, 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 dun. C'è il signore che ci sta veramente fissando. Io stavo quasi pensando di andare a chiedere se potevo andare a fare la cacca in chiesa. Questo lo alziamo. La chiesa dietro di noi, guardate che bella. Adesso andremo e si riparte, ragazzi. Controlliamo che non abbiamo lasciato niente. Anzi, un attimo che mi devo aggiustare la cinta. Controlliamo che non abbiamo lasciato niente. Pare di no, come sempre. E si va. Mi sento come appena partito, wow! Potere ecclesiastico, divino. Bello. San Michele? No. Ponzio? Bel vaso. Fanno sci qua, sì. Ma che davvero? Eccola la cacca, eccola qua che arriva. Eccola qui. Proprio su questo scavalcamento di guardrail c'è il cagotto. Raga, qua bisogna scavalcare.
In teoria bisogna andare dall'altra parte della strada. Cioè senza in teoria, anche in pratica. Lo faremo praticamente adesso. Ale? Oh, qua poi quando diventa notte da paura. Vabbè che in realtà è anche meno pericoloso, perché con la lucetta in testa di notte io le macchine le vedo, loro a me mi devono mettere per forza. Magari dietro la curva, se c'è sta la curva contro mano, magari può essere già un problema, però. Ragazzi, io sto quasi pensando di staccare quest'altra tranche, perché adesso sarà molto noioso per voi. Vedete che la strada è anche a merda, non c'è lo spazietto quello che c'era prima. Probabilmente dovrò andare a cagare a breve, quindi non so se si può fare in live o se volete. Comunque quando mi scappa di cagare, trovo un posto, riparto la live, caghiamo insieme. Ditemi voi. Comunque per adesso mi pare che qua la strada mo sarà un bel po' così noiosa, d'ora fino a d'ora. Stanno venendo tutti e sbratto. Qua forse si caga forte. Peccato che non è tanto facile scendere a cagare. Qua dietro si potrebbe cagare bene, però mo non facciamo proprio gli stupidi, perché è tutto bello e divertente, ma a cagare dobbiamo cagare. Quindi siamo andati a cagare adesso. Spero che non mi mogliate sul più bello. Non credo che qui daremo fastidio a qualcuno se andremo a cagare. Ma è d'ora? Uscirà da qualche parte questa strada? Non ce ne frega niente, noi dobbiamo cagare. Una scagazzata qua, nascosti in mezzo alle fratte, e si riparte. Proprio così, sulla provinciale. Sulla strada statale, quello che cazzo è, fra una mora e una bionda. Qua stanno le sdrighe, le spine, però che vuoi fa? Quando uno gli scappa, abbassalo a pantalone e fai la cacca. Magari qua che ci sta sta spina. No cazzo, vado a cagare, là ci stanno le strighe, qua. Ragazzi, sti cazzi, oh. Quando scappa, scappa. No, non mi cagherò sulle scarpe, tranquillo. Almeno ci provo. Tuo amico, aspettami qua giù. Allora, raga, intanto Mi levo questo per cagare. Prendo la carta igienica. E non è che mi sta manco tanto a scappare, ma ci provo almeno a farla. Raga, ovviamente non potrò inquadrare, quindi inquadro di qua. Leggo la chat magari. Da qua dovrei riuscire pure a leggerla tranquillamente. Che volete vedere mentre cago, raga? Niente, le frasche. Vado a cagare. Vabbè, te l'avrei promesso, te l'avevo promesso. Vabbè, una promessa è una promessa. Ti voglio bene. No.
la tua faccia, il sacchetto con i mini ciccioli l'hai portato. E... esagerato. Però ti posso dire che ho usato un solo pezzo di carta e sono riuscito a non cagarmi sulle scarpe e neanche a pisciarmi sulle scarpe, che non è poco. Ah. Allora ragazzi, la merdina che pareva quella, che pare quella di un cagnolino, però puzza tantissimo, veramente tanto, di solito non puzza così tanto, ha un colore strano, ma volete vedere? Siete così schifosi? Ah. Ottimo, bene pure io, è sparita la nausea, spero di sì. Un po' sì, un po' sì, un po' è sparita. Non la volete vedere? Vabbè, non la guardate, la merda. È andata comunque. Se non la volete vedere, ma riprendila per te, come per me, io la vedo. Voi non la vedete, io sì. Allora ragazzi, scusate, oggi un attimo così proprio malamente. Ok, si riparte ragazzi. Questo è il posto dove abbiamo cagato. Ah, mi rimetto bene la cinta, scusate un attimo. Ecco qua, lasciamo un pezzo di noi a questo posto, evitiamo, l'ho letto troppo tardi, si riparte. La merda è fatta, si è molto, molto meglio. Eh sì, Crispino, eh sì, Pozzilli. E Pozzilli, ale, ale. E Pozzilli, e Pozzilli, ale, ale. Si riscavalca un'altra volta? Mi sa proprio di sì. E Pozzilli, ale, ale. Sì, la mozzarella e i pomodori si erano fusi in quella merda. È l'unica cosa che ho mangiato in 36 ore. Merda secca di un cagnolino, giustamente, che vuoi cagare? Bella qua la strada, oh. Peccato che è stretta. Peccato solo che sia stretta. Qua c'è Dora. Ma a me mi sa che di Dora non me ne frega manco più un cazzo. Basta con queste scorciatoie, mi sono rotto i coglioni. Vado dritto per sta strada, ma che cazzo ce ne frega a noi? Se c'ha rota non siamo pure in diretta. Vabbè raga, la strada come vedete non è molto molto divertente. Questa sarebbe veramente stupenda, però purtroppo non funziona così. Anche perché va a nord, proprio una direzione non proprio esatta. Merda, l'abbiamo fatta. Secondo me si sta scaricando anche abbastanza la batteria, quindi magari ci riaggiorniamo più tardi, che ne pensate? Qua la strada non è il massimo, non penso che vi divertiate così tanto. Insomma, a Venafro c'era gente, si poteva interagire. Magari più in là, se trovo un centro abitato, o magari fra un'ora o due mi fermo per un'ora, per mezz'ora almeno, ci facciamo un'altra mezz'oretta insieme mentre sto fermo. Ne facciamo una insieme, la seconda del giorno, forse, che ora mi sento già un po' più attivo. Forse riesco. Uè, guardate che bel ponte. Cioè io perché non sto a passare là? Perché quella è la ferrovia. Ecco perché. Se è la ferrovia ci passa il treno. E io non ci posso passare. Eh sì, è proprio la ferrovia. Dora?
Pozzilli, 2 chilometri, ma facci tu a Pozzilli, vaffanculo. Dai Pozzilli, ale ale. Ok, a dopo allora, felice anch'io. Ciao amico.